Ciao, quando la pancia è sofferente, il cervello non è lucido. Cosa significa questo? Significa che quando siamo emotivamente sofferenti, c'è qualcosa a livello emotivo che non funziona, allora neanche la nostra capacità di ragionare funziona, perché sono estremamente connesse queste due cose. Ad esempio, quando una persona soffre per amore, magari vive delle forti tensioni perché, che ne so, non viene corrisposto oppure non viene corrisposto nel modo in cui lui vorrebbe essere corrisposto, automaticamente si perde la lucidità. Perché quando la parte emotiva non funziona, cioè non raggiunge l'obiettivo fondamentalmente, va a invadere, per così dire, la sfera logico-razionale, che viene destrutturata, quindi si perde la capacità di ragionamento. Ora, quindi qua ci sono due modi per agire: o si ritrova l'equilibrio emotivo, o si struttura un po' di più la parte logico-razionale per fare d'argine a queste emozioni, ma più che fare d'argine a canalizzarle da qualche altra parte, fondamentalmente. Perché la pancia, tra virgolette, intendendo come pancia la nostra parte emotiva, istintuale, non funziona quando ci sono delle emozioni compresse che non riusciamo a scaricare. Ad esempio, abbiamo un oggetto di desiderio e non riusciamo a possederlo. O non riusciamo a possederlo completamente, o non riusciamo a possederlo tanto quanto vorremmo noi. E allora, questa parte di emozione che non va caricata sull'oggetto di desiderio resta compressa dentro e va a, come dire, invadere una sfera logico-razionale che inizia a mettere dei pensieri un po' deliranti, no? Cioè, paranoici, chissà cosa farà, dove sarà, co cosa sta facendo adesso, ma qua, ma su, ma giù. E quindi ci sarà tutta una situazione in cui, diciamo, la situazione viene vissuta male fondamentalmente, e perché non si ragiona. O meglio, uno crede di ragionare, ma è un ragionamento viziato da una sfera emotiva che è in base alla sfera logico-razionale. Quindi bisogna agire in questo modo: o riequilibrare le emozioni, cioè quando non riusciamo a scaricare su un oggetto di desiderio, tanto di energia si tratta, bisogna in qualche modo scaricare su un altro, e la nostra parte logica deve aiutarci a trovare un nuovo oggetto di desiderio. Questo è fondamentale per riuscire a gestire tutto. Alle volte non è difficile, non è facile perché ci si fissa su uno, però piano piano bisogna passare anche ad un altro per riuscire ad ottenere qualcosa che possa, diciamo, soddisfare un appagamento emotivo fondamentalmente. Quindi, se riusciamo a rimettere in piedi la pancia, diciamo così, in qualche modo la nostra parte logica riprenderà lucidità. È importante però fortificare anche la parte logico-razionale, in modo tale da mettere delle sentinelle che non permettano l'invasione, diciamo così, di pensieri emotivi destrutturanti, anche se le emozioni non possono essere frenate, però possono essere canalizzate, un po' come, non so, nelle arti marziali, alcune arti marziali in cui si sfrutta la forza dell'avversario contro di lui, fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!